Bene, ok, ci siamo un attimo rilassati, spero non abbiate parlato di progetti, di natura, insomma, staccato totalmente, inquiniamo, insomma, durante le pause bisogna staccare assolutamente. Quindi mi aspetto che non mi facciate domande sulla lezione durante le pause, a parte gli scherzi. Ecco, ci siamo. Dopo questa mattinata che è un po' teorica, dopo andremo sempre di più sulle esercitazioni, quindi mi serve però per darvi una infarinata generale sul Life. E avevamo visto poco fa la allocazione finanziaria, ecco il sito di Life, che è inutile che vi dia il link perché penso lo sappiate trovare, è questo, è un sito molto ricco di informazioni. Anche se non pensiamo di presentare dei progetti, è comunque un sito che fornisce delle analisi sui progetti, ad esempio, sulla conservazione dei habitat terrestri, oppure sulla relazione tra un'analisi dei progetti che hanno puntato sul turismo ambientale, oppure rassegne di progetti sul mare. Quindi possiamo trovare delle bellissime pubblicazioni che ci possiamo anche far spedire in formato cartaceo, oltre che scaricarle come PDF, in questo sito che è molto ricco. Non si vede molto, ma c'è una sezione di documenti, così come c'è una sezione legata ai bandi che escono, che comunque sono sempre annunciati nella pagina principale. Invece, sotto vediamo un piccolo stralcio della schermata d'inizio del sistema online dove inserire i progetti. Anche in questo caso si è andati digitalizzando le procedure che erano cartacee, quindi una volta quando io ero piccolo bisognava comporre un file Excel e un file Word e poi mandarli stampati alla Commissione europea. Negli anni 90 si trattava di 20 pagine, adesso si tratta circa di 70-80 pagine. Se siamo sintetici, o anche di 100-120 pagine, se invece è un progetto più corposo. Quindi insomma, la quantità di informazioni è andata via via aumentando. Oggi il progetto si inserisce compilando dei campi online, quindi con un processo passo passo, dalle informazioni più generali a chi siamo e che obiettivi diamo al progetto, a quelle più di dettaglio, le azioni, le quantità, i costi, eccetera. Poi lo vedremo. Quali sono le forme di partecipazione a un progetto LIFE? Ovvero come ci possiamo presentare se siamo un'associazione, se lavoriamo invece per un ente pubblico. Allora, si dice beneficiario coordinatore e beneficiario capofila, cioè l'ente, l'organizzazione che si propone capofila del progetto. Sono quei nomi che avete visto nella sintesi di questi progetti. Si chiama beneficiario coordinatore. La parola beneficiario ha dei significati diversi nei vari finanziamenti europei, ritorno alla questione del gergo. Spesso beneficiario è inteso come colui che riceve il vantaggio di un finanziamento europeo. In questo oggi, ad esempio, i beneficiari siete voi, ovvero coloro che stanno ricevendo la formazione del Fondo Sociale Europeo. Quindi nell'ambito del Fondo Sociale Europeo voi potreste chiamare come beneficiario, cioè coloro che beneficiano di. Invece nell'ambito di Life, beneficiario è molto concretamente chi beneficia del cofinanziamento europeo per realizzare delle azioni del progetto. E si chiama quindi beneficiario coordinatore, coordinating beneficiary in inglese, il capofila e beneficiario associato, i partner. In Life è consigliato un numero di partner che non sia maggiore di 5. Questo perché secondo voi? La complessità di gestione, un progetto con più di 5 partner, 6 partner, diventa faticoso da gestire. Questo non vuol dire che voi non possiate presentare un progetto con molti partner, anche se per iniziare sarebbe meglio evitare di esagerare col numero dei partner, ma è meglio comunque mantenere un numero basso, anche per la gestione del progetto in corso d'opera. Ci sono stati tuttavia progetti con una ventina di partner, mi riferisco ad esempio al progetto COEX per la tutela del lupo e migliorare la coesistenza tra il lupo e le attività umane, che ha interessato qualcosa come 5 nazioni europee e
Quindi tantissimi partner, che erano ONG, parchi, eccetera. Molto complicato da gestire, per gestire un progetto così ci vuole veramente un project manager veramente bravo, in questo caso se non sbaglio brava, e non so se ci sta seguendo, che ha saputo gestire così bene questo progetto. Parlo di Annette Mertens, se non erro. Il cofinanziatore invece chi è? Il cofinanziatore è un ente, che ci auguriamo tutti che ci sia, che sostiene il progetto solo con delle risorse economiche, quindi un patrocinio oneroso, uno sponsor. Mentre le prime due figure sono persone che sono enti che condividono, realizzano delle azioni, sostengono i costi di queste azioni e per parte di quei costi sono coperti dal finanziamento europeo che arriva loro attraverso il beneficiario coordinatore, quindi c'è una cascata. Il cofinanziatore è semplicemente un ente che decide di dare dei soldi al nostro progetto per sostenerlo. Oggi, nella carenza, non so se sia vera, di risorse, i patrocini e i cofinanziatori sono sempre meno. L'autorità che sostiene la proposta, invece, chi è? È un'altra possibilità che LIFE offre per sostenere un progetto senza per forza sborsare dei soldi, ovvero è un ente che decide di firmare una lettera di sostegno al progetto, dove dichiara il proprio interesse a sostenere il progetto per permetterne la sua buona riuscita e che quindi non è una quest'azione non è una cosa costosa e che ha dei costi, però è una lettera molto importante perché un progetto più ha lettere di autorità che sostengono la proposta, meglio è. Ovviamente vuol dire che è stato fatto un lavoro previo di coinvolgimento di stakeholders importanti che, seppure non coinvolti come partner del progetto, però che ne sono a conoscenza, condividono gli obiettivi del progetto e lo possono realizzare. C'è un form specifico nel LIFE per scrivere queste cose e farle firmare e poi caricarle nel sistema come file PDF. Ci vuole un po' di tempo, quindi è bene partire. Ci vuole un po' di tempo per contattare questi enti, spiegare loro il progetto, ottenere queste firme da un direttore generale, da un presidente, quindi è tipico dei progetti preparati lungamente, quindi con un anticipo di almeno 3 mesi. Vediamo con questo schema quello che ho appena detto. La Commissione europea è, diciamo, l'ente finanziatore e verrà gestito dall'agenzia EASME, cioè l'agenzia che fino ad oggi si occupava, l'agenzia europea che si occupava delle piccole, dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. Quest'anno la Commissione europea, Direzione Generale Ambiente, passa il testimone della gestione operativa del programma a questa agenzia. Un'agenzia che finora si è occupata appunto di finanziamento di piccole e medie imprese, del fondo per l'innovazione e la competitività, anche legata all'ambiente delle piccole e medie imprese, quindi un'agenzia che, da quanto vedo io, non ha una competenza nell'ambito naturalistico, mentre la Commissione europea di Ambiente ce l'ha e come, c'ha dei fior fior di biologi naturalisti funzionari che hanno vinto concorsi, che sono entrati. Quindi non so che riflessi avrà questo passaggio di consegne da un ente Commissione europea che ha insomma, la sua esperienza in ambito natura a un ente che in ambito natura non ce l'ha. Probabilmente assumeranno qualcuno che avrà competenze specifiche naturalistiche, perché abbiamo visto come siano progetti tecnici, non sono progetti tipo alcuni interreg, non so, cooperazione per la tutela dei diritti dei viaggiatori. Insomma, queste sono cose invece molto molto tecniche, parliamo proprio di cose che bisogna conoscere per poter valutare, monitorare, gestire. La Commissione europea si riferisce in ogni sua corrispondenza o attività solo col beneficiario coordinatore. Il beneficiario coordinatore, quindi, fa da smista, diciamo, sia i soldi che gli pervengono dalla Commissione europea, versando la quota promessa ai beneficiari associati, e
ottiene la quota che i cofinanziatori hanno promesso, firmando l'apposito modulo nel progetto, e anche aggiornando anche le autorità che sostengono la proposta. Autorità che magari possono essere, diciamo, coinvolte in un comitato di indirizzo del progetto, perché è molto importante che il progetto abbia anche un comitato, diciamo, di consultazione che possa, diciamo, dire la sua sugli avanzamenti del progetto, che possa essere aggiornato. È una cassa di risonanza del progetto. Ecco, immaginiamo un progetto nell'ambito della tutela di habitat di steppa, sicuramente essendo questi habitat seminaturali. Utilizzati dalla pastorizia, dall'allevamento, dall'agricoltura, è importante che un'eventuale autorità che sostenga la proposta sia magari un sindacato di coltivatori, che quindi durante il progetto andiamo aggiornando e ricevendo input anche da loro sui vantaggi che il nostro progetto può generare. Ma lo vedremo un po' più in dettaglio dopo questo aspetto. Tutte queste relazioni sono, diciamo, formalizzate con degli accordi, perché altrimenti sarebbe come tra amici, che finché siete amici, quando si comincia a lavorare assieme, poi finiscono le amicizie perché non si aveva scritto, dato che eravamo amici, non avevamo scritto le regole di lavoro comune, no? Spesso queste cose capitano. Invece in questo caso è un obbligo quello di formalizzare con degli accordi queste relazioni, questa relazione e questa che è già sancita nel progetto. Quindi c'è un modulo, ci sono dei standard di accordi, di partnership agreements, cioè agreement tra i partner, dove viene disciplinata tutta una serie di faccende, ovvero una di queste norme dice: tu partner hai l'obbligo di fornire a me, beneficiario coordinatore, nei tempi che decido io, l'elenco delle spese che hai sostenuto, perché io poi, grazie a questo rendiconto, chiedo i pagamenti all'Unione Europea. Quindi se questa norma non è sancita, uno potrebbe non fornire l'elenco delle spese al capofila e il capofila non potrebbe poi chiedere il cofinanziamento europeo. Quindi tutte queste norme sono sancite in accordi che la Commissione Europea ci fornisce come template, dove semplicemente dobbiamo magari modificare piccole cose e mettere il nome del nostro ente. Quindi in questo siamo molto aiutati. L'accordo con la Commissione europea viene sancito nel momento in cui il progetto viene approvato in via definitiva, dopo una fase di miglioramento, di negoziazione tra la Commissione europea e il beneficiario, capofila. A seguito di questa fase viene firmato a doppia firma, quindi capofila e Commissione europea, l'accordo di finanziamento, che ha come allegato il progetto. Cioè, questo accordo dice: tu, beneficiario coordinatore, comune di Rocca di Sotto, ti impegni a realizzare il progetto di cui è l'allegato 1 con le regole sancite nell'allegato 2, quelle regole che vi dicevo prima, dove sono spiegate tutte le regole di lavoro. Così come avere creato laboratori dal basso corrispondeva a rispettare tutta una serie di regole che Marta Chiriatti ha conosciuto bene, così anche in life. Si tratta di un totale di circa 50 pagine di regole, insomma, niente di particolare, ma forse anche meno, 30-40, poi ve le farò vedere perché fanno parte del materiale. Ci sono delle domande su questa struttura? Bene, allora andiamo avanti. Allora, la particolarità del programma LIFE 2014-2020. Allora, sono passati ormai 25 anni da quando LIFE è nato. È nato nel 92, come abbiamo visto prima, c'è stato un progresso. Allora, c'è stato il primo periodo, Life 1, poi c'è stato Life 2, poi c'è stato Life 3, poi c'è stato Life più perché avevano finito i numeri, e adesso Life 2014-2020 per, diciamo, uniformarlo alla denominazione di molti fondi diretti, così come Horizon 2020, c'è cioè Life 2014-2020. Quindi si chiama LIFE 2014-2020. Il primo bando
È stato aperto il 18 giugno dell'anno scorso e si è chiuso il si doveva chiudere il 16 ottobre. È poi stato posticipato di una settimana perché c'erano stati dei problemi tecnologici alla piattaforma di inserimento dei dati dovuti all'enorme afflusso di proposte, soprattutto quelle italiane dell'ultimo minuto, forse. Per cui molto gentilmente hanno prorogato di una settimana il termine. E questo è un grande esempio di adattabilità di un'istituzione, cioè, neanche nei concorsi a livello locale fanno queste cose, cioè veramente aver posticipato di una settimana un termine che era stato stabilito dove era stato chiaramente detto non riducetevi all'ultimo, cioè c'è scritto proprio in inglese non riducetevi all'ultimo, è stato veramente un sintomo proprio di grande capacità di gestione, flessibilità, attenzione ai cittadini europei, veramente notevole. Ma questo si riflette in tutto il programma LIFE, che è, diciamo, il programma di finanziamento europeo che è più, secondo me, il più difficile, ma anche il meglio, dove l'applicant, dove colui che è, è anche il più aiutato da una quantità di documenti chiari, semplici, che cercano di evitare i tecnicismi. Lo vedremo leggendo le linee guida, le possono capire quasi tutti. Fino all'anno scorso erano anche in italiano, ma ovviamente con un'Europa a 28 stati membri, tradurre in 28 lingue sarebbe piuttosto complicato. Quindi questo per dire che questa particolarità speriamo che continui con l'affidamento all'agenzia EASME della nuova gestione. LIFE è un catalizzatore di altri un catalizzatore di altri fondi, nel senso che uno degli elementi di pregio sarà anche presentare delle proposte che spiegano la relazione della proposta stessa con altri finanziamenti europei, quindi che illustrano come il progetto non si fonda solo sul LIFE, ma ha un'ottica magari plurifondo, cioè che va anche a integrarsi con cose già fatte da altri finanziamenti. Ad esempio, se il nostro progetto. Prego, c'è una domanda. Il punteggio più alto. Sì. Faccio una proposta. C'è qualcuno col microfono che potrebbe stare qua? Grazie. Così man mano. Grazie. Ah, è qua. Se ti siedi lì, magari forse. Così. No, siccome la domanda Quindi meritava, chiedevo, è diciamo. più facile ricevere fondi e quindi vincere il progetto LIFE se si lavora su progetti già fatti o comunque a continuazione di progetti già finiti, Ottima terminati? domanda. Le linee guida non parlano di seconda fase dei progetti, però nella pratica molti progetti LIFE Natura sono la seconda, terza fase, cioè la riproposizione migliorata di progetti già presentati in Continuità passato. magari paga. Eh? La continuità paga. Sì, perché lo vedremo fra poco, una delle tipologie di progetti sono quelli legati appunto alle migliori pratiche, quindi tu devi dimostrare che questa migliore pratica che tu vai applicando è stata già sperimentata in progetti LIFE, Horizon o FP7 di ricerca. È molto importante dirlo però, perché alcuni si dimenticano di dirlo. E invece per quanto riguarda le linee guida per la valutazione, che sono disponibili a tutti, invece chiaramente dicono che c'è un valore aggiunto in termini di punteggio ai progetti che dimostrano che il progetto proviene anche dai risultati di progetti di ricerca, ecco, che quindi sono l'applicazione di progetti FP7. Mettiamo, ci sono stati vari progetti di ricerca sul mare, dato che lei si occupa di mare, e quindi ad esempio realizzare un LIFE dai risultati di progetti di ricerca che ad esempio il cui risultato era migliori modalità di gestione dei sedimenti nelle zone costiere, ecco, per esempio fare un progetto sulla tutela dei posidonieti basato su queste risultanze e citare. Questa è sicuramente un valore aggiunto in termini proprio di punteggio da 1 a 100 che viene dato. Ho sentito un mugugno, c'era un'altra domanda? No. LIFE dovrebbe promuovere l'implementazione e l'integrazione dell'ambiente e degli obiettivi climatici nelle altre politiche e nella pratica degli Stati membri. Questo significa che allo stesso modo un progetto che
ha come obiettivo incidere sulle politiche, ad esempio con una raccomandazione scaturita dal progetto o agli organi competenti, ad esempio i ministeri, oppure agli organi europei, suggerendo delle modifiche di linee guida oppure istituendo oppure diciamo, integrando delle linee guida esistenti, può essere positivo. Faccio un caso pratico. A livello europeo esistono delle piani d'azione per la tutela delle specie, di uccelli e non solo, elaborate da esperti europei. Questi documenti devono subire degli aggiornamenti, perché alcune di esse hanno già 20 anni. Quindi far sì che il progetto si proponga, mettiamo il caso di un progetto su una specie di rapaci, non so, il lanario particolarmente. Esiste il piano d'azione europeo sul lanario, esiste il piano d'azione italiano sul lanario, mi aspetto che un progetto sul lanario che vuole fare questa cosa, il punto 3, si proponga tra le azioni di andare a integrare o modificare o proporre delle modifiche di questi documenti per la declinazione nazionale che magari è scaturita dal progetto. Contribuire al settimo piano d'azione ambientale, questo rientra in quello che abbiamo appena detto. L'AIFA ha anche l'obiettivo di migliorare la governance sull'ambiente, tant'è che una delle componenti si chiama proprio Life Governance e Informazione, fra poco lo vedremo, e molto interessante, comprende la possibilità nuova per Life di finanziare reti di volontari per la gestione operativa dell'ambiente, quindi migliorare la loro capacità dei volontari di appunto fare bene il loro lavoro, tra virgolette, di volontariato nell'ambito ambientale, naturalistico. Questa cosa è oro, sono un po' male perché non è, è oro per le organizzazioni ambientaliste la cui forza è proprio quella del volontariato. E c'è uno specifico collegamento con le priorità europee, come quella dell'efficienza nell'uso delle risorse, la perdita della biodiversità, l'adattamento e la mitigazione al cambio climatico. Quali sono i documenti di riferimento importantissimi? Sono le linee guida, ovvero Application Guide, che sono un documento di circa così, ecco. La guida alla valutazione dei progetti, che direte, ma a noi cosa interessa? No, la Commissione europea ha messo online la guida che i valutatori europei devono seguire per valutare i progetti, in modo che chi invece li presenta possa vedere i criteri, possa vedere lo stesso identico documento, in modo che quindi il grado di informazione è uguale tra chi valuta e chi propone. E questo è molto utile. Spesso ci si dimentica di farlo, cioè di leggersi la guida alla valutazione una volta che il progetto è magari già stato completato, perché ci possiamo rendere conto che non abbiamo fatto sufficientemente enfasi su certi aspetti del progetto, che invece sono molto ben valutati. Le regole generali sono quelle regole di cui vi ho parlato prima, che dicono quali sono le spese eleggibili, quelle non eleggibili, quali sono gli obblighi dei partner, dei progetti. E poi i progetti realizzati. I progetti realizzati sono o visibili, o se diciamo, o possiamo trovare il file di candidatura. Io vi ho portato una decina di progetti live svolti, temi svolti, che ho trovato su internet, quindi che sono stati resi pubblici da chi li ha fatti, perché altrimenti è molto difficile entrarne in possesso. Questi progetti gentilmente hanno fatto questa azione di trasparenza di metterli online, quindi possiamo leggerli. E anche possiamo consultare il database dei progetti live, cioè un sito dove per parola chiave possiamo cercare il nostro progetto. E dopo lo vedremo. E allora, un attimo. Beh, ve lo faccio vedere subito il Life Database, che cos'è. Basta che scrivo su Google Life Database,
e come primo link troverò appunto la banca dati dei progetti LIFE. Aspettate che ho la visualizzazione un po'... Ok. C'è una luce che va là? Ok. Allora, possiamo cercare i progetti con vari criteri, non so perché non appaiono le scrittine, ma forse perché sono nascoste dalla... Ok, ci siamo. Benissimo. Io uso sempre free text. Vado qui e scrivo quello che mi interessa. Sono interessato a vedere i progetti sulla tartaruga marina, scrivo caretta caretta. Che succede? Ho sbagliato il query. Ok, bene. Allora scrivo solo caretta, tanto ce n'è solo una. Ah, ho dimenticato la T. Eccoci. 22 progetti che citano caretta caretta nella sintesi del loro progetto. Allora, siccome mi piace Zante, vado su questo, anche se è un progetto un po' vecchio perché è del 2000. Zante Cost, dimostrazione, cioè, strategia costiera, clicco su questa scheda e mi appare una sintesi del progetto, ovvero le informazioni della persona di contatto, il background, gli obiettivi del progetto e i risultati che esso ha dato. Quindi c'è anche una sintesi dei risultati per i progetti terminati. In questo caso il coordinatore era l'agenzia di gestione nazionale, l'agenzia di gestione, l'ente di gestione del Parco Nazionale Marino di Zacinto. Poi vedremo altri tipi di ricerca più avanti. Per l'Italia c'è il famoso Tartanet, per cui vedete che possiamo vedere benissimo che cosa il progetto ha fatto. Ma a questo punto andiamo un attimo più in dettaglio e vediamo i tipi di finanziamento. Ci sono vari tipi di finanziamento LIFE, a noi interessa il primo, che è quello, la sovvenzione a progetti, che si chiama Action Grants, cioè grants per azioni concrete sul sito. Poi ci sono anche le sovvenzioni per le NGO, quindi un bando specifico per le organizzazioni non governative, ma a livello europeo, quindi reti di associazioni ambientaliste, come BirdLife utilizza questo finanziamento, cioè l'IPU a livello europeo, ma anche, se non sbaglio, il WWF a livello europeo. Ci sono anche, ultimamente sono stati attivati dei prestiti gestiti in questo caso dalla Banca Europea degli Investimenti, che si chiama LIFE, ma ripeto, a noi interessa la prima parte, quella della sovvenzione a progetti. Nell'ambito della sovvenzione a progetti ci sono altri tipi di progetti, ma a noi interessa sempre la prima, traditional projects, che sono i progetti simili a quelli che avete visto adesso. Sappiate però che esistono anche i progetti preparatori, cioè dei progetti che aiutano a scrivere i progetti LIFE, ma sono dedicati a paesi, diciamo, che sono in via di accessione all'Unione Europea o che sono ancora nuovi di LIFE. Progetti integrati, che invece sono progetti che contengono altri finanziamenti europei, e questi sono interessanti per le regioni. Ad esempio il progetto che il vostro collega ha citato prima dell'Umbria è un progetto che oggi si chiamerebbe progetto integrato, cioè un progetto che illustra a scala regionale come utilizzare gli altri finanziamenti europei per Natura 2000. Progetto integrato si chiama. Poi ci sono altri progetti che servono a finanziare i national contact point dei paesi dell'est che sono appena entrati nell'Unione Europea. Quindi, diciamo, sappiate che esistono, ma a noi interessa i progetti tradizionali. Allora, i progetti tradizionali abbiamo visto che possono avere, abbiamo già citato l'approccio migliori pratiche di un progetto, no? Abbiamo anche già citato l'approccio innovativo invece che hanno altri progetti. Quindi qua vi elenco formalmente quelli che gli approcci che dobbiamo utilizzare. Allora, secondo la definizione di LIFE, un progetto di migliori pratiche applica tecniche e metodologie appropriate
economicamente efficaci e all'avanguardia nel contesto del progetto. Quindi abbiamo un contesto del progetto dove non si utilizza una certa tecnica, quindi applichiamo questa tecnica nel nostro contesto, e questa tecnica è una tecnica e metodologia appropriata ed economicamente efficace già sperimentata. Poi c'è un tipo di progetto che invece può essere dimostrativo, cioè un progetto che è un po' più innovativo di quello che abbiamo appena spiegato, e, ovvero è un progetto che mette in pratica, verifica, valuta e dissemina azioni e o metodologie che possono definirsi nuove o sconosciute nello specifico contesto del progetto. Quindi c'è un grado di innovazione intermedio. Il grado di innovazione massimo si ha nei progetti pilota, che sono quelli che vogliono applicare una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato in precedenza altrove e che offre potenziali vantaggi ambientali rispetto alle attuali migliori pratiche, dove altrove è riferita l'Unione Europea. Quindi in questo caso parliamo di progetti realmente innovativi. Prima qualcuno è saltato fuori, avete visto che tutti questi progetti particolarmente innovativi erano non nell'ambito della natura, ma nell'ambito della riduzione dell'impatto delle attività umane, quello sul pomodoro, utilizzare certe molecole per fare il rivestimento delle scatole, oppure l'altro che ha citato il vostro collega, che non mi ricordo più che tema era, ma era biomolecole, esatto. I progetti Life Natura utilizzano molto spesso l'approccio migliori pratiche, mentre i progetti Life Ambiente utilizzano molto spesso approcci dimostrativi o pilota. I progetti invece sulla biodiversità, cioè non esclusivamente cose protette da habitat uccelli, vediamo adesso di che cosa si tratta, utilizzano invece un approccio principalmente dimostrativo, quindi con un grado di innovazione intermedio. Uno di questi progetti è ad esempio un progetto che è stato realizzato in Grecia, che mirava a creare un nuovo sistema di monitoraggio della biodiversità basato sui suoni che questa biodiversità produce. Quindi un sistema di ascolto intelligente che molto efficiente rispetto ai costi, se tarato bene, che permette in un ambiente mediterraneo di avere un indice di biodiversità basato solo sui suoni che insetti, anfibi e altri uccelli producono e possiamo registrare in luoghi di campionamento, per farvi il caso di un progetto particolare. Ho già accennato a questi altri tipi di progetti, che poi vediamo, di cui vediamo solo i progetti integrati. Adesso qua non si vede molto bene, ma un po' sì. I progetti integrati sono praticamente questa scatola grigia all'interno di quale si descrivono tutta una serie di azioni, dove quelle verdi sono quelle naturalistiche, insomma, quelle life, proprie di life, e le altre sono azioni comprese nel progetto, la cui fonte finanziaria non è LIFE ma sono gli altri fondi, ad esempio Fondo Sociale Europeo per la formazione agli operatori locali, cosa c'è scritto? Ah, per aumentare la capacità di gestione dell'ambiente, oppure il Fondo per l'Agricoltura per disegnare delle misure agricole che siano a vantaggio della biodiversità. Quindi è un progetto che contiene da un lato le azioni tipiche di un LIFE e dall'altro la descrizione di altre azioni che verranno finanziate da tutti questi altri fondi, che invece sono fondi indiretti, strutturali, a volte gestiti dalle regioni o da gruppi di regioni. Quindi basta sapere che esistono, perché magari non è detto che, dato che qui molti di voi si occupano di coste e di mare, non è detto che nei prossimi anni qualcuno proponga di scrivere un progetto integrato sulle coste o sul mare, dove mettere assieme il Ministero, ISPRA e Regioni sulla strategia marina a livello di Sud Italia. Questa potrebbe essere un'idea che potrebbe essere colta. Ma vediamo in dettaglio LIFE 2014-2020 com'è strutturato. Abbiamo due filoni,
principali, mentre prima ce n'era solo uno, quindi questo è un livello di complicazione. Il sottoprogramma ambiente, che diciamo Life come finora tutti lo conoscevano, e poi il filone sottoprogramma azione per il clima, che è una novità. Allora, il sottoprogramma ambiente si divide in tre possibilità, per cui quando noi andiamo a scrivere il nostro progetto, noi dobbiamo proprio selezionare da un menu a tendina una di queste tre possibilità, per essere molto concreti. Quindi ambiente e uso efficiente delle risorse, cosiddetti progetti life ambiente, diciamo, come quelli appunto innovativi che abbiamo visto prima, i progetti natura e biodiversità, che dove si fina un 75% di cofinanziamento, e poi i progetti sull'informazione e la governance, ovvero quelli tipo Fahrenheit, quel progetto che ho citato prima, o progetti per migliorare la governance dell'ambiente da parte dei volontari che ho citato prima. E quindi fin qua, diciamo, ci muoviamo in un ambito, bene o male, già consolidato, quello dei progetti realizzati fino ad oggi, nell'ambito dei precedenti LIFE. C'è poi la nuova componente, che è azione per il clima. Una componente di LIFE che ha meno soldi, perché è nuova e quindi sperimentale, diciamo, e che si divide in tre possibilità: mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè progetti che vertono a trovare sistemi per mitigare l'impatto dei cambi climatici, oppure progetti sull'adattamento ai cambiamenti climatici, cioè sistemi, tecniche e metodologie per dimostrare il funzionamento di tecniche per adattarsi a questi cambiamenti che si dà per scontato ci siano. E poi anche in questo caso progetti di governance e informazione sul cambiamento climatico. Quindi la stessa cosa che c'è qui in ambiente, ma dedicato al clima. Questa componente è, diciamo, gestita in compartecipazione con la DG Clima, la Direzione Generale Clima, che affianca la Direzione Generale Ambiente alla Commissione Europea. Quindi è da un altro ufficio. Quindi è un po' nuova e anche un po' diversa. Anche i progetti clima possono avere aspetti naturalistici. Okay. Torno un attimo indietro perché per confondermi un po' le idee. Mi sono dimenticato prima di illustrarvi, farvi un attimo il panorama dei finanziamenti europei in una sola slide che si occupano di natura. E siccome c'entra con quello che stiamo dicendo, torno un attimo indietro per recuperare questa slide che ho saltato, ovvero per chiarire un attimo che ci sono questi principali 5 fondi che si occupano di natura anche. Allora, il Fondo per la Ricerca Horizon 2020 finanzia progetti anche nell'ambito di biodiversità, anche nell'ambito ecosistemici, però ha come caratteristica principale la necessità di avere almeno 3 partner di 3 paesi diversi e poi che abbiano un solido background scientifico, quindi università, centri di ricerca, eccetera. L'Italia raramente è capofila di progetti, ma è partner spesso di progetti di ricerca. Non restringiamo, diciamo, la nozione di questo fondo alla sola questione ricerca, perché in realtà se noi andiamo a vedere i bandi aperti troveremo cose molto interessanti, ad esempio c'è stata in passato una call aperta, un bando aperto su un progetto di ricerca per creare dei sistemi di monitoraggio dell'ambiente basati sul coinvolgimento dei cittadini, dove si richiedevano proprio delle app per cellulari, che venissero sperimentate app per cellulari che servissero a questo scopo, quindi una cosa molto pratica. Un altro finanziamento è il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è quello che ha come obiettivo
cooperazione tra territori simili confinanti e crescita. Quindi è il finanziamento che copre i cosiddetti interreg, cioè progetti di cooperazione. Anche in questo caso mi viene l'esempio del progetto interreg realizzato in Piemonte con la Francia sul lupo, la gestione del lupo nel parco regionale del Mercantour Alpi Marittime, un progetto congiunto per trattare la gestione del lupo in questa zona. Quindi un progetto naturalistico realizzato però con fondi FESR Interreg. Sono, domanda era, sono possibili cooperazioni con membri fuori dalla Comunità Europea? Dunque, nell'ambito di questo finanziamento FESR che ho appena citato, c'erano delle norme chiare su questo. Nell'ambito di LIFE in passato non era possibile, adesso invece è possibile, ovvero vince il criterio ambientale. Se una particolare zona del pianeta è particolarmente importante per una specie, un habitat che è tutelato in Europa dalle direttive Habitat Uccelli, possiamo fare un progetto coinvolgendo zone, ad esempio in Africa, che non fanno parte dell'Europa. Per Horizon pure, è possibile, anche per esempio Horizon ha grosse componenti in India, cioè di collaborazione con l'India, sì, assolutamente. Scusate se sono tornato indietro, avevo proprio saltato questa slide che invece è compresa anche nel programma. Il Fondo Sociale Europeo, è inutile dirvi, siamo qui, Corso Natura e Biodiversità, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, quindi già avete capito che anche in questo ambito è possibile fare cose per la natura. Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale ha come obiettivo l'ambiente rurale, sia lo sviluppo dell'agricoltura, sia la tutela dell'ambiente naturale. Quindi, parliamo dei cosiddetti PSR, piani di sviluppo rurale, che ogni regione ha appena completato e che definiscono tutte le misure, in quel caso non si chiamano progetti, ma si chiamano misure, che verranno finanziate. Gran parte di queste misure c'entra con Natura 2000, perché Natura 2000 diventa, con la rete di aree protette Natura 2000, perché molti siti di Natura 2000 sono appunto agroforestali, cioè sono gestiti dall'uomo da millenni e sono frutto dell'attività umana. Quindi anche dentro ai piani di sviluppo rurale, quindi ai finanziamenti regionali della Puglia, del Lazio, dell'Emilia Romagna, sono presenti finanziamenti per la natura in una misura diversa a seconda delle regioni, a seconda dell'importanza che ogni regione ha dato a questo tema. Fondo Europeo per la Pesca, che adesso in realtà si chiama non FEP, ma non hanno fatto ancora il logo del FEAMP, si chiama, cioè Fondo Europeo Agricolo Marittimo e della Pesca, molto interessante, che si occupa dell'ambiente costiero e della pesca, quindi sia lo sviluppo, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori nell'ambito della pesca, il miglioramento delle zone costiere. E anche in questo caso ci sono bandi a livello regionale che escono, molto interessanti sulla pesca. Qualcuno di voi tra l'altro ci ha lavorato, perché ho parlato prima con qualcuno di voi, ecco esatto, con te, che mi dicevi che avevi in passato presentato un progetto, vari progetti nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca. E quindi questo chiedete a lui per queste cose. E quindi bisogna tenere l'occhio anche su queste opportunità, non solo su LIFE. Anche se il modo in cui questi bandi vengono pubblicati è diverso, LIFE non è annuale, regolare, è un po', dipende dalle regioni, dalla loro capacità di gestire tutti questi fondi e di fare i bandi. Ci sono delle domande su questi altri fondi? Ok, allora andiamo avanti. E torniamo al punto in cui eravamo prima, cioè la suddivisione del LIFE e le varie possibilità che abbiamo per presentare un progetto. Il sottoprogramma ambiente, cioè la prima colonna, si divide in due parti, in tre parti. L'abbiamo viste, però all'interno di queste tre possibilità abbiamo una serie di altre possibilità.
ovvero menù a tendina che si aprono a cascata, che quindi dobbiamo scegliere. Abbiamo un progetto che si occupa di aria, allora aria, oppure di ambiente salute, acqua, efficienza nell'uso delle risorse, insomma dobbiamo scegliere un po' quello che... Nell'ambito di natura e biodiversità abbiamo due possibilità che sono natura e biodiversità, quindi possiamo scegliere o progetti su Natura 2000 o su specie diciamo, protette da direttiva abitudini uccelli, e parliamo di natura, oppure biodiversità, cioè progetti che vertono su temi legati alla strategia europea per la biodiversità, che è molto vasta, quindi e non comprende solo le specie tutelate dalla direttiva habitat e uccelli. Quindi ci sono molte possibilità di presentare progetti in questo ambito. La componente informazione e comunicazione si ha due principali linee, che è quella di campagne di informazione in linea con le priorità del settimo piano di azione ambientale e processi di controllo e di, delle performance ambientali della legislazione ambientale o sistemi di informazione. Quindi nell'ambito di questo settore di LIFE è possibile presentare progetti anche che aiutino le forze dell'ordine, per esempio il Corpo Forestale potrebbe presentare un progetto nell'ambito di informazione e comunicazione per migliorare la propria capacità di controllare la natura e l'ambiente, così come le capitanerie di porto potrebbero utilizzare questa componente per rafforzare la loro capacità di monitorare, difendere l'ambiente costiero. Prego, c'è una domanda e c'è anche un microfono. Grazie. Ok. Volevo capire, rispetto a queste sottovoci, no? Sì. Per esempio rifiuti, efficienza aria, eccetera, e poi c'è informazione, bisogna per forza limitarsi a una di queste, il progetto deve limitarsi a una di queste sottovoci, o può comprendere una parte, che ne so, aria e quindi penso a una tecnologia o qualcosa riguardo l'aria, e poi una parte di informazione al pubblico? Dunque, è scontato che ogni progetto LIFE, e adesso hai giustamente anticipato quello che stavo per dirvi, comprende delle azioni di comunicazione. Tutti i progetti europei sono obbligati a comunicare quello che fanno, quindi e non solo a comunicare il tema oggetto del progetto, a sensibilizzare su quel tema, quindi vai tranquillo che ogni progetto, indipendentemente dalla componente che cercherai, dovrà avere una parte, che comunque è ancillare, che si occupi di comunicare. La domanda a questo punto che ti sorgerà è, ma allora scusate, questi progetti di sola informazione? Ecco, quelli sono progetti invece di sola informazione e comunicazione, quindi dove non ci sono azioni pratiche di ricreazione, di habitat o di sistemi di monitoraggio innovativi, ma proprio solo abbiamo come obiettivo risolvere un problema o diminuire un problema comunicando, quindi il mezzo non è pratico, è attraverso la comunicazione. Però quello che è diciamo, il denominatore comune è che dobbiamo dimostrare che all'inizio dell'inizio del progetto abbiamo un indicatore ambientale 3 e alla fine del progetto quell'indicatore ambientale è 7 oppure 0, cioè dove questo indicatore ambientale è stato modificato o da un'azione di comunicazione, e parliamo di questo qua, oppure da un'azione concreta, e parliamo di queste altre cose. Quindi il progetto di comunicazione non dobbiamo intenderlo come una campagna così semplice, eccetera, ma è una campagna di informazione e coinvolgimento che deve dimostrare che alla fine il problema ambientale è stato ridotto. Quindi c'è necessità di dati all'inizio, durante l'elaborazione del progetto, e sapere promettere di raggiungimento di questi risultati alla fine del progetto. Quindi, insomma, è un po' complicato. Ci sono delle domande? Ops, si spegne. Lo dico perché spesso si creano delle confusioni sulla comunicazione, su cui l'Unione Europea cerca delle affermazioni precise. C'è un ambito di comunicazione che riguarda specificamente il progetto e quindi la comunicazione
dello sviluppo del progetto e dei risultati del progetto a chi può essere interessato. E un'altra parte di comunicazione invece riguarda quella comunicazione che fa parte della strategia per ottenere un risultato. Cioè, se io devo... Esatto. Infatti lo vedremo nel pomeriggio quando vedremo la lista delle azioni obbligatorie, che in parte sono progetti, sono azioni per comunicare i risultati del progetto e dall'altro sono azioni per sensibilizzare sul tema del progetto. Quindi sono due tipi diversi di comunicazione. Grazie Antonio per aver introdotto questa specifica. Il sottoprogramma Azione per il Clima, invece, cioè il secondo ramo dell'Almero Life, contiene tre tipi di progetto e tutta una serie di temi possibili, ad esempio energia, trasporti, ma anche pianificazione urbana, approcci basati sugli ecosistemi, industria, quindi più legato a tutte le attività che l'uomo fa e che hanno un impatto sul clima, quindi le più diverse. Quali sono in un progetto i costi ammissibili? Vedremo dopo tutta questa lista di progetti, di costi ammissibili, però prima ci fermiamo un attimo e vi do da leggere in 5 minuti due schede a testa di progetti un po' più dettagliate rispetto alle descrizioni che abbiamo visto prima, perché sono delle schede di una facciata, vedete, sintetiche, che vengono pubblicate ogni anno dalla Commissione Europea, dove viene indicato da un lato i dati tecnici, economici del progetto e dall'altro invece qual è il contesto, il background sul quale il progetto agisce e quali sono gli obiettivi e i risultati attesi del progetto. In breve, quindi non aspettiamoci una lista esaustiva di azioni, ma di avere degli esempi un po' più in concreto di questo che è il Life, Natura e Biodiversità. Confondo un attimo le carte perché sono tutti progetti di tutti i paesi e quindi chiedo ai tutor di dare a ognuno di voi due fogli, perché sì, mi ha fatto 100 pagine più o meno, ok. In due fogli, ovvero quattro progetti. Tra questi quattro scegliete i due che, dal titolo che vi interessano di più e leggeteli. Quindi vi do 5 minuti per 10 per leggerli e poi commenteremo assieme altre cose. Non fatemi domande subito, le facciamo alla fine della lettura, in modo che tutti le sentano. Se invece avete delle domande su cosa c'è scritto, su che cosa significa quello che c'è scritto, sul significato di alcune parole acronimi in inglese, ditemelo che vi aiuto a tradurre, dato che sono tutte in inglese.
Ancora 2 minuti per completare la lettura dei progetti. Tra quelli che avete scegliete un progetto da eventualmente condividere descrivendolo agli altri adesso. Quello più chiaro che avete, dove avete capito meglio. Fatti tanti di progetti qua, cioè di sì. Ah, sì. Interessante, forte che si possa sapere. Bene. Ci siamo? Volete un minuto in più? Quanti hanno finito? Metà? Ok, ma ancora poco.
siamo? Yes. Allora, bene, cominciamo con qualche caso più concreto. Chi è che vuole esporre un attimo il proprio progetto interessante? Così vediamo anche gli aspetti economici di questi progetti. Prego. Prego. Tu che progetto avevi? Qual è il titolo di questo progetto? Il titolo è praticamente Preservation and Improvement in Priority Habits on Andalusian Coast, quindi la costa dell'Andalusia in Spagna. Ho capito. E... interessante secondo me, innanzitutto perché da quello che ho letto è molto simile alle nostre coste, ai problemi che ci sono sulle nostre coste in Puglia. Nel senso, ovvero? Sicuramente un discorso di ingressi selvaggi sulla costa da parte, quindi attività antropiche molto rilevanti. Qui poi parla di problemi che riguardano gli incendi. Questo è praticamente un progetto legato sia alla costa ma sia anche all'entroterra, quindi l'immediato entroterra, parla delle foreste, quindi credo che sia la zona subito dopo, diciamo, la parte della costa. Quindi problemi di incendi, problemi di attività antropiche, parla di anche parcheggi auto sulla costa. Una storia che conosciamo. Appunto, quindi si rivede molto quella che è anche delle nostre problematiche. Essendoci la presenza di 15 siti natura in questa zona che è stata presa in considerazione, credo che sia alla fine il Ministero dell'Ambiente o comunque un settore del Ministero di questa zona dell'Andalusia. Vabbè, in Spagna credo che siano regioni comunque autonome, quindi... Quindi l'ente proponente, l'ente, beneficiario, sì, coordinatore è la regione, insomma. Questa regione qui dell'Andalusia, che vorrebbe con un budget totale di 2.650.000 euro e un contributo dell'Unione Europea di 1.600.000 euro, cercare appunto di preservare la costa e quindi piantare delle nuove specie floristiche, cercare di rimuovere quelle specie invasive che si trovano, quindi evidentemente è una zona abbastanza lasciata un po', no, alla, diciamo, a se stessa. Tutti i siti natura comunque, poi parla di controllare gli accessi pubblici sia nei siti natura che lungo tutta la costa, quindi regolarizzare, insomma, sicuramente questo. Per evitare che le auto vadano sulle dune, forse. Certo, infatti si parla anche di costruire dei parcheggi ex novo, evidentemente in zone ma che saranno scelte, dedicate, quindi... Quindi diciamo, è interessante proprio perché c'è questo discorso sia di regolarizzare le attività antropiche, sia poi di modificare, quindi rimuovere le specie invasive, piantare delle nuove specie e quindi ricreare un habitat. Assolutamente. In tutto ciò in quanti anni? Qui si parla di 60 mesi. Quindi dal 1 giugno 2014 al 1 giugno 2019. 6 anni? 5 anni. Tanto. Quindi è un progettone, insomma, un progetto molto lungo. Sì. Ok, che svantaggi può avere fare un progetto così lungo? Secondo voi? Ma secondo me di perdersi un pochino qualcuno degli obiettivi, secondo me. Potrebbe, sì. Lungo anche perché parla di diversi obiettivi, quindi non so, è necessario una... Diversi obiettivi, è necessario una... Un ottimo coordinatore a questo punto, un ottimo manager. Sì, sicuramente. Che tenga tutti i punti... Che tenga le fila, insomma, strette, le redini strette, perché sennò di in tutte, 5 anni... Perché sono diversi risultati che si aspettano. Tra l'altro su 18-20 chilometri si parla ad esempio di controllare gli accessi pubblici nei siti Natura 2000, sono tanti secondo me. Quindi... tanti chilometri, tanti. Un progetto ambizioso con un costo tutto sommato limitato, mi sembra di capire, perché non è tanto. No, infatti. Quindi...
monitoraggio, quindi un progetto di questo tipo, come dice la vostra collega, dovrà avere un monitoraggio annuale e quindi dei costi di monitoraggio elevati. Cioè magari bisogna cambiare qualcosa in corso d'opera. Sì, su un progetto lungo è molto più probabile che ci siano degli imprevisti in corso d'opera che dobbiamo in qualche modo fronteggiare, quindi questo è uno dei rischi. Esatto, gli anni sono lunghi, no? Il turnover potrebbe esserci del turnover nella compagine del turnover politica, nelle amministrazioni che sono amministrazioni. Assolutamente, questo è un rischio molto concreto, soprattutto in Italia, e quindi questo è un altro dei rischi. Un vantaggio è che abbiamo tempo per fare il progetto, per svolgere il progetto nella, insomma, senza affaticarci nella fretta, che ad esempio la fase delle autorizzazioni necessarie per fare tutti questi lavori avrà il suo giusto tempo. Però appunto come svantaggi non sono pochi quelli della possibilità di imprevisti, in su 5 anni è facile, il fatto che possano cambiare, come accennava lei, la compagine politica degli enti, perché in genere le amministrazioni durano 4 anni e non 5. Tra l'altro ho un caso sul quale ho lavorato in passato, un progetto che avevo scritto, poi è stato approvato, uno di questi partner si è sfilato perché era cambiata la giunta, quindi hanno deciso che non intendevano continuare il progetto, quindi insomma è stato modificato il progetto, ed è stato piuttosto complicato. Però conoscendo gli spagnoli penso che questi problemi non ci saranno, ecco. Interessante, bene. Ci sono altro progetto da citare? Prego. Ho letto due progetti. Sì. Sono molto simili, solo che in Italia. E notavo la durata che è differente, perché per entrambi variano dai 36 ai 48 mesi in Italia. Uh-huh. E sono stati finanziati uno la metà, e uno quasi il totale, perché 1.510.000 è stato finanziato invece per 1.120.000, quindi il 75%. 75%. Esatto. L'altro invece è solo la metà, perché 600.000 euro è stato richiesto, è stato finanziato per 300.000. Mm-hmm. Quindi c'è una differenza di tempo, sia di tempo che di appunto che cofinanziamento. Questa differenza di cofinanziamento è dovuta al fatto che nell'ambito di Life Natura si cofinanzia fino al 75% progetti che vertono esclusivamente su habitat o specie prioritarie. Qual è l'habitat o la specie prioritaria sul quale verte il progetto finanziato al 75%? Questo in Sardegna, Capo Carbonara. Quindi è un progetto, si dice il titolo così capiamo. Recovery and anche in italiano, traduci. Niente, per preservare la costa marina della Sardegna vicino Capo Carbonara, dalla appunto invasività sia di specie autoctone, sì, che i turisti, insomma, per la costa. Per insomma diminuire l'impatto del impatto, turismo. Sì. E gli habitat oggetto di questa protezione che giustificano il 75%? Parlava di, sì, Posidonia. Ah, ecco, infatti Posidonieto è un habitat prioritario, cioè che nella direttiva habitat, nell'allegato all'asterisco, per intenderci. E probabilmente un altro habitat è dune con ginepro. Però non specifica quale specie poi, perché parla anche di alcune specie invasive, però non specifica. Vabbè, comunque sarà la caulerpa, taxifoglia, tutte le altre, no, forse voi sapete meglio di me quali sono le specie invasive marine. No, aspetta un secondo, quanto costa questo progetto? L'hai già detto, quanto durano? 36-48 mesi, quindi 3 anni uno, in questo caso è un progetto breve, in questo caso insomma 36. Bisogna essere certi che è tutto pronto, perché 3 anni passano in fretta, avere tutte le autorizzazioni già pronte una volta che parti. C'è una domanda dietro di te, e puoi passare, grazie. Appunto, nel tempissimo, progetti abbiamo visto da 5 anni o a 3 mesi, uh-huh. Nell'erogazione dei fondi,
Penso nella progettualità che si fa, naturalmente verrà inserita l'erogazione, per questo dico sì. Magari più lungo, nel senso le dinamiche dell'erogazione poi dei fondi in questo senso come sono, nel senso un progetto non penso che al progetto appunto finanziano completamente il 75% prima, ma saranno quindi durante i lavori in corso, il lavoro d'opera, quindi avranno delle... Certo, esatto. Quindi c'è una in genere, c'è un anticipo che viene erogato all'inizio, proprio appena viene firmato il contratto tra la Commissione Europea e il beneficiario coordinatore. Poi c'è un pagamento intermedio, che quindi avviene più o meno a metà progetto, una volta che il beneficiario coordinatore ha presentato le spese sostenute fino a quel momento e cosa è stato fatto, quindi il rapporto intermedio, e poi c'è il rapporto finale e quindi il pagamento finale del saldo, cioè l'ultimo 20%, quindi 40% viene erogato all'inizio, 40% a metà e 20% alla fine, nella maggioranza dei casi, con questa cadenza, quindi c'è nei progetti lunghi e anche costosi, questa suddivisione aumenta fino a 5, quindi ci sono 5 diversi pagamenti, proprio per cercare di stare sul pezzo. Quindi si va dai 2 pagamenti per i progetti brevi, anticipo e saldo, senza intermedio, ai 5 pagamenti per progetti grandi e costosi, in modo da farsi lunghi e costosi, in modo da dare comunque sempre la quota di cofinanziamento nei momenti giusti. Mm-hmm. E un'altra domanda, esiste un indice del controllo del progetto in sé, cioè nel senso è l'organo che promotore del progetto che in teoria deve stabilire come quando si fa un qualsiasi campionamento ambientale, prima si vedono lo stato lo stato delle cose prima e lo stato delle cose dopo per verificare l'effettivo riuscita in quel caso del progetto, cioè, esistono la comunità europea che crea questi indici per monitorare o siamo noi in fase progettuale che dobbiamo? Sì, giusta domanda, lo vedremo fra poco. La Commissione Europea impone l'esistenza di 2 azioni tra le 20 azioni di un progetto, che sono quelle di monitoraggio. Una si chiama monitoraggio dell'impatto ambientale del progetto, dell'impatto del progetto sull'indicatore ambientale o sugli indicatori ambientali scelti, quindi l'azione obbligatoria, ma quali indicatori li proponi tu. L'altra azione di monitoraggio è quella sull'impatto socio-economico del progetto, anche per capire se il progetto, a parte l'impatto ambientale naturalistico, ha anche un impatto socio-economico. Grazie. Vediamo un altro progetto, l'ultimo, per poi affrontare un altro tema. Vediamo un attimo un altro progetto, scusa. Chi è che vuole parlare del progetto che ha scelto? Prego. Il tema del mio progetto è quello di Energy in the Land, Power Lines and Conservation Priority Bird Spice in Natura 2000 Sites. Quindi, cioè, il tema sono gli uccelli e quindi preservare queste diverse specie. Dalle linee elettriche ad alta tensione, se non sbaglio. Sì. Ok, quindi impatto delle linee elettriche ad alta tensione sugli uccelli rapaci, suppongo. Sì, la durata del progetto è di 64 mesi. Quindi abbiamo superato il record finora stabilito, non ho mai sentito di un progetto così lungo. E il budget richiesto è di 1.884 euro e quello invece dato è di 1.412 euro. Quindi anche in questo caso il cofinanziamento è del 75%. Il massimo. Allora in questo caso parliamo di uccelli, non di habitat o specie terrestri, eccetera. Sì. La direttiva uccelli non definisce in realtà delle, se noi leggiamo la direttiva non parla mai di uccelli prioritari, non c'è questa definizione, mentre c'è la definizione habitat prioritari, per cui è possibile dire che un progetto è o no su specie habitat prioritari. Nell'ambito della direttiva uccelli, come hanno fatto a ovviare questa cosa? Hanno stilato una lista delle specie di uccelli particolarmente rare e minacciate prioritarie per i finanziamenti LIFE. Si tratta di una paginetta dove compare ad esempio il falco lanario, dove compare l'avvoltoio monaco, dove compare, se non sbaglio, il capovaccaio.
quindi specie particolarmente rare di uccelli, prioritarie ai fini del cofinanziamento LIFE. Ogni progetto che verta su queste specie di uccelli è quindi finanziabile fino al 75%. Questo è uno dei casi. Prego. Questo progetto, diciamo, ha permesso di individuare 10 tipi di specie di uccelli ritrovati in una determinata zona, in un sito particolare. E quest'area include delle importanti rotte migratorie. Uh-huh. Diciamo, questo è il tema su cui si sono concentrati. Il loro obiettivo è quello di instaurare dei... di permettere, insomma, che questi uccelli non arrivino direttamente e quindi vengano... Probabilmente inseriranno su dei dissuasori, diciamo, su queste linee elettriche, cioè non so se avete mai visto all'estero, queste sono come delle spirali che si fanno rumore, si vedono molto, no? Sì, parla di deviatori e ripristino di frangivento. Ah, ho capito, interessante, chissà. Quindi probabilmente per attirarli altrove in modo che non vadano proprio lì, chissà. No, interessante. E qual è una delle specie, diciamo, chiave del progetto, giusto per capire? Ad esempio aquila iliaca. L'aquila iliaca, chi è che sa il nome, diciamo, in volgare? L'aquila iliaca? Adesso mi sfugge, però ecco, è una delle aquile che in Italia è solamente di transito. Sì. E una domanda, il progetto da chi è presentato? È presentato... Che è il beneficiario. NGO Foundation. Sì, quello è il tipo di beneficiario, cioè una fondazione. Come si chiama questa fondazione? Raptor Protection of Slovakia. Ah, ok, in Slovacchia, un'associazione che si occupa di protezione dei rapaci. Quindi sì. Vediamo un po'. Una cosa molto, diciamo, finanzia il loro core business, che è quello della protezione dei rapaci. C'è una domanda, prego. Ah, scusa, volevi aggiungere altro? Ah, sì. Per individuare appunto le specie, nel senso, dobbiamo guardare alla lista rossa, nel senso, e rivolgerci, nel senso, non dobbiamo, nel senso, è meglio rivolgerci già, nel senso, a specie che sono già inserite nella lista rossa, per esempio, in determinate categorie di minaccia. Tu stai parlando di un altro genere di classificazione, che è quella delle liste rosse, che non è però quella usata da LIFE. Infatti, per questo... No, chiedo, come gestire, cioè, questa differente classificazione quando trattiamo una specie per fare un progetto, che diciamo, vale la direttiva Habitat o la direttiva Uccelli, quindi quella utilizziamo. Se poi questa specie appare in una lista rossa, citiamolo nella sezione corrispondente dove ci chiedono di descrivere lo stato della specie. È una cosa in più, quindi la specie XY tra l'altro è inserita come gravemente minacciata nelle liste rosse dell'IUCN, se a quello ti riferisci. Sì, nel senso, appunto, per il grado, no? Come sappiamo c'è un grado di minaccia, per questo dico, quando... Sì. È una cosa aggiuntiva, non ha nessuno però risvolto in più diciamo, amministrativa, diciamo, della, no. A livello di protezione, nel senso, questa specie la devo, magari questo progetto è più valido perché si rifà su una specie che è in lista rossa rispetto magari a una specie che non è in lista rossa ma che, come abbiamo invece esempi qui, è magari endemica e non è in lista rossa. Dunque, la cosa fondamentale è il grado di protezione sancito dalla direttiva Habitat o Uccelli e dalla lista degli uccelli prioritari per LIFE. Però, se tu tratti una specie che è nella lista rossa in un'area che è, diciamo, ospita particolarmente cruciale per la specie, per la specie che tra l'altro è... ha un grado di minaccia XY, questo vale in più. In particolare le linee guida
sanciscono una differenza tra le specie di uccelli vulnerabili, da vulnerabili in su come categoria di minaccia, se non sbaglio, poi ci guardiamo perché sono particolarità, e, quindi per cui questa informazione è rilevante, ecco. Dopo lo guardiamo in dettaglio. Grazie. Quindi buona domanda anche questa volta, sei quello delle buone domande tu. Grazie per sollecitare questa risposta. E avevi una domanda? Va bene, ok. Va bene, come vuoi. Allora, nella cartellina avete una cosa importantissima, cioè lo schema, l'ossatura di un progetto LIFE, delle azioni obbligatorie o tipiche di un progetto LIFE, espresse in maniera sintetica. Ovvero, parlo di questo schema che ho fatto organizzando tutte le tipologie di LIFE, quindi quattro tipi, perché tre si riferiscono alla prima sottoprogramma, cioè ambiente, e quindi alla tipologia, alla colonna di progetti natura e biodiversità, quindi tutte le azioni tipiche suddivise per tipi, una a efficienza dell'uso delle risorse, una a governance e informazione e poi lo schema di azioni dei progetti clima. Questo schemino qua vi sarà molto utile se preparate un LIFE, perché la prima fase, come vedremo, il primo lavoro è arrivare a definire in una paginetta l'ossatura del nostro progetto, cioè la lista delle azioni. Sono contenute le azioni obbligatorie e quelle diciamo più tipiche. Vediamo ad esempio lo schema di azioni di un progetto LIFE Natura o LIFE Biodiversità. Iniziamo subito vedendo che contiene le azioni A, cosiddette preparatorie, elaborazione di piani di gestione o piani di azione. Comunque le azioni preparatorie, le azioni A. Allora, qui sorge subito una domanda, ma non abbiamo detto prima che la fase di preparazione di un progetto non deve essere inclusa nel progetto stesso? Sì, infatti qui per azioni preparatorie non si intendono l'elaborazione del progetto, ma si intendono delle azioni che vogliamo fare nel primo anno appena il progetto è stato approvato, ovvero, ad esempio, degli studi di dettaglio che vadano a investigare un po' meglio i problemi che andiamo ad affrontare, per conoscerli con più dettaglio, con maggiore dettaglio, fatto salvo che già abbiamo descritto nel progetto presentato e approvato, con un certo dettaglio, i problemi che hanno queste specie, o questi habitat. Raccolte di dati, revisioni di strategie esistenti. Mettiamo il caso che vogliamo, il progetto si propone anche di modificare un piano di gestione di un sito. Questa azione va indicata nelle azioni preparatorie, quindi è un'azione A. Così come è un'azione ovviamente preparatoria, quelle attività che vengono svolte nel primo anno di progetto necessarie per avere tutte le autorizzazioni, quindi l'iter burocratico per svolgere dei lavori come possono essere quelli di, non so, ripulitura di un corso d'acqua che hanno comunque bisogno delle autorizzazioni di enti che esistono, quindi sapete tutte le lungaggini burocratiche, quindi le vanno inserite come azioni preparatorie. Allora, sia chiaro, qui ho messo un elenco puntato, ma nel progetto ogni azione A sarà numerata, quindi sarà un'azione A1, modifica del piano di gestione, A2, studi preparatori per conoscere meglio il problema ambientale scelto, eccetera. Azioni B corrispondono all'eventuale acquisto o affitto di terreni o compensazioni per diritti d'uso. Questo genere di azioni in Italia non si usa tanto, anche perché è costoso acquistare dei terreni e il nostro budget è sempre limitato. Però potremmo utilizzare l'opzione di compensare il non uso di un terreno. Mettiamo che il caso in cui si possono trovare dei proponenti che hanno un territorio agricolo circostante una palude che sarebbe molto importante allagare temporaneamente per alcune parti dell'anno. In questo caso sarebbe possibile prevedere nel progetto la compensazione non farlo coltivare, quindi per dire all'agricoltore ti do 300 euro all'ettaro affinché tu quest'anno non lo coltivi perché ho bisogno di allagarlo periodicamente. Quindi è possibile inserire un'azione di compensazione di diritti d'uso.
Poi azioni C, azioni concrete di conservazione. Queste sono il cuore del progetto, sono quelle obbligatorie, necessarie, del cuore del progetto. Non guardate il fatto che sono solo due puntini, ma questo è perché la quantità di tipologie diverse è varia. Avete visto in questi progetti di che azioni si tratta. Ad esempio quella di mettere sulle linee elettriche dei dissuasori è un'azione concreta di conservazione, così come quella è concreta il restauro operativo di habitat. E la reintroduzione di specie, ho citato prima l'allevamento di linci iberiche in Spagna, che è un'azione concreta di conservazione, così come la loro reintroduzione. Chiaro? Ci sono delle domande? Cioè sono quelle azioni direttamente collegate ad aumentare diciamo, la presenza di habitat o specie. Azioni D, di monitoraggio dell'impatto del progetto, le ho citate prima. Nel mio progetto avrò, ad esempio, D1, monitoraggio dell'impatto del progetto sull'indicatore ambientale scelto e sul restauro dei servizi ecosistemici. Quindi, se il mio progetto è di ricostruzione di dune, di habitat di dune, gli indicatori ambientali saranno specifici rispetto a quel tema. L'azione D2 sarà, dato che è obbligatoria, monitoraggio dell'impatto socio-economico del progetto. Cioè il mio progetto durante la sua esecuzione avrà degli impatti. Come monitorerò l'impatto socio-economico, ovvero l'aumento di posti di lavoro dovuti al mio progetto? Pagheremo pure dei consulenti, delle aziende che lavoreranno. Quindi come monitoriamo questo miglioramento socio-economico della zona? Oppure il mio progetto verte sulla anche il miglioramento della fruizione di un'area protetta. Qual è l'impatto socio-economico che avrà il mio progetto? Come posso misurarlo? Ecco qui, queste sono le azioni dove inserire queste modalità. Ci sono poi le azioni E. Però specifico una cosa sulle azioni D che ho appena detto, che queste azioni misurano l'impatto del progetto, mentre la sua esecuzione è, cioè il monitorare che il progetto stia nei tempi, nei modi, nei costi giusti, è un'altra faccenda, e sta nelle azioni F, quelle di gestione generale del progetto. Quindi ci sono tre tipi di monitoraggio interni. Quello sugli impatti ambientali, cioè se il progetto raggiunge gli obiettivi di riduzione del problema indicato. Quelli sul il monitoraggio degli impatti socio-economici, e poi il terzo tipo di monitoraggio è il monitoraggio dell'esecuzione del progetto, cioè se il mio progetto, monitorare come il mio progetto sta andando avanti, se vengono rispettati i tempi, i modi, i costi, eccetera. Ed è un'altra storia, e sta nelle azioni F. Le azioni E sono, come dicevo prima, particolarmente importanti e riguardano la comunicazione e la disseminazione del progetto. Ce ne sono alcune obbligatorie, che sono sito web, ovviamente, al quale si può affiancare, ma non è obbligatorio, social network legati, ad esempio ci sono molte pagine Facebook di progetti live, ai quali potete cliccare mi piace e ricevere gli aggiornamenti, molto interessanti. C'è il rapporto divulgativo finale come azione obbligatoria, che è diciamo, un rapporto, una brochure finale del progetto in cui si fa un po' il punto su quello che il progetto ha fatto, sui risultati che sono stati, in modo che questa brochure possa essere resa pubblica, disponibile nel sito web della Commissione europea. Ci sono poi i pannelli informativi. Qui fuori da Officine Cantelmo ci sono due pannelli informativi obbligatori per il Fondo Sociale Europeo e il FESR, che dicono questo edificio è stato ristrutturato dai fondi strutturali FESR, e un altro che dice Officine Musicali sostenuto da FSE, quindi sono pannelli obbligatori. Anche in LIFE ci sono i pannelli informativi obbligatori che devono riportare il contributo dell'Unione Europea, cioè questa azione è stata sostenuta dalla Commissione Europea, dal programma LIFE. Un'altra azione obbligatoria è il networking con altre iniziative LIFE e non solo, e la partecipazione a piattaforme tematiche su temi simili. Cioè in questa azione, che chiameremo E4, dovremmo scrivere nel progetto che andiamo a presentare alla Commissione Europea
con chi vorremmo entrare in contatto, con quali progetti che andremo a vedere nel Life Database, citarli, vogliamo intessere relazioni affinché possiamo scambiarci esperienze. Attività di informazione a pubblico generico e specializzato. Questa è l'informazione appunto che può riguardare da un lato lo stato del progetto, dall'altro i propri temi oggetto del nostro progetto. Quindi cosa sta facendo il nostro progetto, ma anche informare e aumentare il livello di consapevolezza sulla questione che andiamo a trattare. Sto ad esempio in questi giorni organizzando con altri enti, nell'ambito di uno dei due progetti che coordino, un convegno sul turismo nei siti Natura 2000, cioè impatti, modalità di utilizzo anche di Natura 2000 come leva per la conservazione, anche basata sul turismo naturalistico. Ecco, realizzare un convegno così è un'attività di informazione a un pubblico generico specializzato e agli stakeholders. Quindi in genere questa azione è composta di organizzazione di convegni, organizzazione di riunioni, con tutto ciò che comporta. Ci sono poi le azioni F, gestione del progetto e monitoraggio dell'avanzamento del progetto. Sono un po' le azioni che corrispondono al fegato, al cuore del progetto, cioè far funzionare il resto del corpo. Quindi l'azione di gestione del progetto dal punto di vista amministrativo, tecnico e finanziario, quindi in questa azione spieghiamo come è composto lo staff del progetto e come questo staff gestirà il progetto stesso. Quindi un'azione dove non si parla di natura, si parla di gestione, si parla di vedremo poi nel pomeriggio degli esempi anche di queste cose. L'azione piano post-life, che è un'azione obbligatoria dove dobbiamo spiegare come scriveremo durante il progetto questo piano che illustra, a sua volta, come continueremo il progetto dopo la sua fine. Uno dei parametri di sostenibilità è quella della sostenibilità a lungo termine dei risultati di ogni progetto. Quindi la Commissione europea ha inserito come obbligatoria questa azione per capire se abbiamo in mente, una volta finito il progetto, come mantenerne i risultati, per evitare appunto che finisca la classica iniziativa. 5 minuti, fra 5 minuti smetto di chiacchierare. Compilazione di tabelle di indicatori qualitativi e quantitativi previsti nei rapporti. Ecco, rispetto alla tua domanda, la Commissione europea ha inserito un'azione specifica che però non è stata ancora, diciamo, chiarita, dove sarà la Commissione in questo caso a dare una serie di indicatori e bisognerà compilarli. Ad esempio, molto semplice anche, quante persone sono venute ai tuoi convegni? Questo è un tipo di indicatore. Oppure quanti metri quadri di habitat sono stati ricostruiti? Oppure quanti esemplari della specie X sono stati reintrodotti? Ecco. Come detto prima, l'ultima azione è monitoraggio dell'avanzamento del progetto. In questa azione spiegheremo come appunto monitoreremo l'andamento del progetto stesso. Come vedete è un set, un ventaglio di azioni ben specifiche che potremmo declinare alla nostra capacità. Ognuna di queste azioni, quindi A1, A2, B3, F5, eccetera, ognuna di queste voci dell'elenco puntato ha una serie di campi da compilare e in genere si cerca di far stare entro le 3 pagine ogni azione, in modo che abbia i dettagli previsti, ma c'è chi riesce anche a farlo in una pagina, essendo molto concreto e molto descrivendo, diciamo, all'inglese il succo dell'azione, quello che intendiamo fare. C'è spazio per una domanda. Prego, un attimo il microfono. Il piano post-life, la trovo una cosa molto complessa, cioè nel senso al momento della stesura di un progetto, abbiamo visto quante azioni ci sono. Sì. Addirittura pensare in prospettiva, conclusione del progetto, non sappiamo come andrà.
esatto. Che ci si scrive in questo piano post life? Ci si scrive quello che farai per scrivere il piano post life, non il contenuto. Quindi, ok. Quindi, ad esempio, verrà elaborato un documento che illustrerà il proseguimento del progetto dopo la sua fine, che verterà in particolare sui seguenti punti. Fonti di finanziamento attivabili nell'anno 2020. Quindi un eventuale piano d'azione. Esatto, cioè i titoli, fai conto l'indice del documento, scrivi. Ecco. Okay. Quindi non il contenuto, ma l'indice del documento. Okay. Questo è un modo per farla, per scriverla questa azione. Poi dopo, al tempo debito, bisognerà, sarà il 2019 e quindi sarà molto più facile scrivere cosa potremo fare nel 2020-21 quando sarà finito il progetto. Bene, se non ci sono altre domande, saluto chi ci sta seguendo in streaming, grazie, siete stati tanti, e noi qui a Lecce andiamo a mangiare e ci ritroviamo fra un'ora invece. Per chi ci ha seguito online, potete trovare fra qualche giorno la registrazione su YouTube, quindi per chi si è perso dei pezzi potrà rivederli. La seconda parte che verrà trasmessa in streaming è quella di giovedì, l'ultima sessione, che sarà relativa al territorio pugliese e alla riserva di Torre Guaceto, da parte del dottor Beccarisi. Grazie e buon appetito. Grazie. Troppo buoni, troppo buoni.